presentando per quel che posso, Patrizio Regni. Patrizio Regni è un ricercatore dell'Università di Firenze, un biologo che praticamente non ha mai mancato i nostri simposi, quindi diciamo è una vecchia conoscenza. E dal momento che lui si è sempre interessato a cose insolite e storicamente diciamo di difficile soluzione, oggi ci presenta una sua piccola notizia. Ora lo spiega lui, comunque poi andremo a far entrare un po' di più nel contesto dell'argomento specifico del simposio, e cioè il discorso degli apocalissi di Re. Bene, allora signori, a voi Patrizio Regni, prego. Grazie Roberto. Sì, in effetti sono 2 anni che mi occupo di mummie, non so se te ne sei accorto, per il secondo anno consecutivo. Benissimo. Questa piccola passione. Sì, allora, questa è una parte di uno studio che ho condotto 2 anni fa durante un viaggio nell'Anda, a Dublino, per la precisione. L'Anda, si sa, è un paese ricco di misteri, curiosità, stranezze, un'ampia carrellata. Per iniziare, ad esempio, abbiamo il Ross Castle, che sorge nel cuore del Parco Nazionale di Killarney, vicino al celeberrimo circuito stradale denominato Ring of Kerry. È una tipica torre castello irlandese che ha al suo interno una scala a chiocciola molto particolare, perché è costituita da gradini di differente altezza, e questo ha permesso agli occupanti di resistere a un assedio da parte delle truppe di Cromwell, che ovviamente facevano fatica ad avanzare su questa scala a chiocciola proprio perché aveva i gradini di differente altezza. Poi passiamo alle innumerevoli semi diroccate abbazie che sorgono punteggiando le vaste pianure erbose dell'Irlanda. Questa è una di queste abbazie che si può ammirare dal Rock of Cashel, la Rock of Cashel, uno dei principali siti archeologici d'Irlanda, con la sua torre rotonda, con la sua abbazia aperta, senza tetto, che ricorda molto da vicino quella di San Galgano a Chiusdino, vicino a Siena. Poi abbiamo il tema del mio intervento, le misteriose mummie conservate in una chiesa a Dublino, ne parleremo più estesamente. Abbiamo l'imponente e maestosa Christ Church Cathedral, che è la madre di tutte le chiese di Dublino, dedicata alla Santissima Trinità. Anche questa chiesa riserva alcuni misteri. E poi abbiamo uno dei siti preistorici più interessanti di tutta l'Irlanda e anche di tutta l'Europa, Newgrange, chiamata anche la Stonehenge irlandese. È un sito archeologico molto importante, dove sorge la più bella tomba a corridoio dell'età della pietra di tutta l'Irlanda. Imponenti sono le sue dimensioni, 80 metri di diametro, 13 metri di altezza, e sormontata da una cupola rivestita di erba. Risale al 3200 a.C., quindi fu costruita circa 6 secoli prima dell'edificazione delle 3 piramidi di Giza, pensate. Però ecco, io quest'oggi, questo pomeriggio, vi parlerò delle mummie dei sotterranei della chiesa di San Mishan. 2 parole su questa chiesa: è considerata uno dei monumenti più famosi di Dublino, ma nonostante tutto è abbastanza poco conosciuta. Pochi turisti la visitano perché la chiesa in sé non riserva alcun attrattivo, alcun interesse culturale particolare. Ciò che è interessante è quello che si nasconde sotto la chiesa, appunto i suoi sotterranei. Fu costruita nel 1095, da recenti studi sembra sulle rovine di un'antica chiesa danese, da qui il nome Mishan, perché secondo la tradizione Mishan era un santo danese. Questo è un dettaglio dell'esterno della chiesa, circondata da un piccolo cimitero, questo è il suo campanile. Ma dicevo appunto che la parte più interessante della chiesa non è la chiesa in sé, non è l'interno della chiesa, bensì i suoi misteriosi e inquietanti sotterranei, i quali ospitano alcune mummie in perfetto stato di conservazione. Queste mummie risalgono addirittura a 800 anni fa, alcuni corpi risalgono a 800 anni fa. Questa è una parte dei sotterranei che sono stati parzialmente ristrutturati. Ecco, sui lati potete vedere le camere sepolcrali su entrambi i lati, e ogni camera appartiene ad una singola famiglia. È un po' lento nel... ok. Allora, ovviamente come molti monumenti d'Irlanda è severamente vietato fotografare le mummie sotterranee. Io però, come al solito, ho trovato un escamotage per bypassare il tale divieto, semplicemente approfittavo della distrazione dei sorveglianti per rubare alcune fotografie. Credo, non sono sicuro, non ho fatto una ricerca approfondita su internet, credo che non siano molte le fotografie che ritraggono queste mummie su internet, non siano molte in generale, perché comunque questo luogo è misconosciuto, è poco visitato dai turisti, anzi pochissimo. Quando sono andato io eravamo praticamente
che io e il mio amico e collaboratore. Ecco, questa è l'interno di una delle camere sepolcrali, come potete vedere è occupata da tante bare accatastate le une sulle altre, in pessimo stato di conservazione, alcune di esse sono addirittura scoperchiate tranquillamente. Questa è un'altra camera, potete vedere, ecco, qui potete vedere un scomore umano semplicemente appoggiato sul coperchio di una di queste bare. Questa è un'altra bara chiusa. Ecco, qui abbiamo un'altra bara chiusa con due teschi umani e con alcune ossa umane. Ecco, qui vediamo una delle bare scoperchiate che mostrano una di queste mummie in buono, questa è in buono stato di conservazione, poi la vediamo sicuramente meglio nella successiva, ecco, esatto. Dunque, qui possiamo vedere una cosa, innanzitutto a questa mummia manca il piede destro, il piede sinistro è ruotato naturalmente verso destra, come potete vedere è in buono stato di conservazione anche il cranio, qui si vede, si nota bene la gabbia toracica e addirittura, se voi fate caso, attraverso la gabbia toracica si intravedono alcuni organi interni, anch'essi mummificati. Questo è interessante perché alcune parti del corpo sono facilmente mummificabili, sia naturalmente che artificialmente, ma organi molli come quelli interni, questi sono organi che risiedono all'interno della cavità toracica, è più difficile che vadano incontro a un processo di mummificazione naturale, perché poi vi spiegherò che questo è un processo di mummificazione assolutamente naturale. Ora, qui agli occhi di un esperto, diciamo, possiamo dire che questo corpo apparteneva ad una donna, ecco, potete vedere il bacino piuttosto largo, tipico di una donna. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo altre due mummie molto interessanti, questa è in un peggiore stato di conservazione, come potete vedere, qui il corpo è quasi diviso in due, mancano entrambi i piedi, questa diciamo non è messa bene, questa è messa molto meglio, è perfettamente mummificata, vedete la pelle, che ormai è quasi riconoscibile, è coperta da uno stato di polvere piuttosto spesso, soprattutto è molto ben conservata la testa, anche la gabbia toracica, e poi potete vedere qui manca curiosamente la mano destra, ma non è che manca perché si è staccata a seguito delle inumazioni di questo cadavere, è stata mozzata, qui si può proprio vedere bene, è stata mozzata di netto, il taglio è molto, molto evidente, probabilmente quest'uomo era un ladro che è andato incontro alla pena consistita nel mozzamento nella posizione della mano destra, perché evidentemente aveva rubato. Andiamo avanti, ecco, qui possiamo vedere tutte e tre. Questa ho potuto fare le fotografie solo in questa camera sepolcrale perché i sorveglianti erano particolarmente guardinghi e non volevo incorrere in sanzioni penali. Ecco, qui potete vedere, non potendo accedere all'interno della camera sepolcrale, qui vi è un piccolo cancello, qui potete vedere un'altra bara, anch'essa scoperchiata, con un cadavere, non so se apprezzate le dimensioni, ma è significativamente di dimensioni maggiori rispetto a quest'altra mummia. Questo è probabilmente un cavaliere crociato, perché io comunque potevo vederlo bene da questa posizione, lo si capisce dal fatto che le gambe gli sono state amputate durante l'inumazione e le cosce, cioè i femori, sono state disposte a croce. Questa era diciamo una pratica in uso nel Medioevo riservata ai cavalieri crociati. Quando morivano e venivano inumati, venivano tagliate le gambe e le cosce venivano messe a croce, a simboleggiare la croce dei cavalieri crociati. Qui c'è poi una leggenda, perché questa ora qui non si vede, ma il braccio sinistro è leggermente sollevato, la mano mostra il dito indice, perfettamente mummificato, molto liscio, perché la gente in genere, se riesce a accedere all'interno, sfrega con la mano il dito, perché si dice porti fortuna, soprattutto per i fidanzati che hanno intenzione di sposarsi, ovviamente, leggende. Superstizioni e credenze. Questa è un'altra camera sepolcrale, anche questa ha due bare, come potete vedere, questa è particolarmente importante per la storia che interessa questa chiesa e un po' tutta l'Irlanda. Quella che vedete sullo sfondo è la maschera mortuaria di Theobald Wolfton. Theobald Wolfton è stato uno dei leader liberali di un movimento politico denominato United Irishmen, che alla fine del XVIII secolo lottava contro l'egemonia della corona britannica per garantire gli stessi diritti ai cattolici e ai protestanti. A seguito di alcune persecuzioni perpetrate ai danni di questo movimento da parte della corona britannica, vi fu una ribellione, la famosa ribellione del 1798, a cui prestò parte alcuni personaggi, alcuni dei quali sono sepolti proprio in questa camera sepolcrale. In queste due bare sono stati inumati John e Henry Shears,
due o tre leader di questo movimento. Ma allora, chiediamoci, il segreto dell'ottimo stato di conservazione delle mummie conservate in questa chiesa, perché queste mummie non sono state mummificate con tecniche artificiali, sono andate incontro naturalmente a un processo di mummificazione, e è molto raro, soprattutto se si considera che siamo nel cuore del centro storico di una città come Dublino. Allora, il segreto del processo di mummificazione naturale a cui sono andati incontro questi corpi è dovuto a un effetto concomitante di quattro fattori ambientali molto particolari che è raro riscontrare tutti insieme nello stesso territorio. Dunque, abbiamo innanzitutto la presenza di metano. Il metano in condizioni normali, ossia a temperatura ambiente 20-25 gradi Celsius e a pressione atmosferica, si presenta in natura sotto forma di gas, come sapete. Sono state riscontrate, metano, è stato riscontrato metano in concentrazioni relativamente elevate all'esterno e soprattutto all'interno dei sotterranei, essendo più di ridotte dimensioni, ovviamente la concentrazione è maggiore. Un altro fattore ambientale è dovuto alla bassissima umidità relativa presente all'interno dei sotterranei, alla bassa temperatura e infine all'isolamento termico. Prendiamone l'esame uno per uno un po' più approfonditamente. Ok, allora, il primo fattore ambientale è rappresentato dal metano. Ora, questo è dovuto al fatto che un tempo il terreno su cui attualmente sorge la chiesa di San Mishan era un terreno molto paludoso, quindi un po' di metano è rimasto nel sottosuolo e sicuramente si è diffuso anche all'interno e si sta diffondendo tuttora all'interno dei sotterranei. Il metano è un gas e agisce come un potente agente conservante, quindi questa è una spiegazione del fatto del processo di mummificazione naturale. Poi il secondo fattore ambientale è dovuto al fatto che l'aria presente all'interno dei sotterranei di questo edificio è molto secca. E questo perché? Perché le pietre con cui sono state costruite le pareti e la volta dei sotterranei hanno assorbito per centinaia di anni e stanno continuando ad assorbire il vaporacqueo presente nell'ambiente. Ora, il vaporacqueo è acqua. E l'acqua è essenziale per garantire la sopravvivenza e la proliferazione dei batteri saprofiti. I batteri saprofiti sono quei batteri responsabili dei normali processi di decomposizione della materia organica. Niente vaporacqueo, niente acqua, niente batteri. Quindi i tessuti organici si conservano bene. Poi abbiamo il terzo fattore ambientale rappresentato dalla temperatura bassa presente all'interno dei sotterranei. Questo perché i sotterranei si trovano ad alcuni metri di profondità nel sottosuolo, dove la temperatura è più bassa rispetto all'esterno, si aggira intorno ai 10 gradi Celsius, che è una temperatura ideale perché avvengano questi processi di mummificazione naturale. E chiaramente, come voi tutti sapete, le basse temperature favoriscono la conservazione della materia organica, perché a basse temperature si inibiscono molti processi biologici, reazioni metaboliche, quelle dei batteri saprofiti, che in questo modo non possono proliferare. Poi abbiamo il quarto e ultimo fattore ambientale rappresentato dall'isolamento termico. Questo perché le pareti e la volta dei sotterranei sono molto spessi, soprattutto le pareti. Si parla di quasi un metro di spessore. La volta è sormontata dalla chiesa, quindi l'ambiente interno dei sotterranei è particolarmente isolato dall'ambiente interno e questo fa sì che la temperatura interna dei sotterranei non si alzi mai più di tanto rispetto a quella esterna. L'isolamento termico è stato fondamentale per promuovere questi processi di mummificazione naturale. Da questo discorso passiamo alle tecniche di mummificazione autoindotta, visto che abbiamo parlato di mummie. Sì, perché durante questo studio poi ho divagato, sono un po' evaso dallo studio in sé e ho iniziato a occuparmi di alcune tecniche di mummificazione un po' particolari. Allora, dovete sapere che nel 1975, in un remoto villaggio tibetano a circa 6.000 metri di altitudine, è stato trovato il corpo di un monaco perfettamente mummificato. Allora, dalle ricerche svolte da un gruppo di ricercatori che si è recato in loco, è stato accertato che l'uomo si chiamava Sangha Tenzin, visse intorno al 1475, e quest'uomo era dedito alla pratica della meditazione, grazie alla quale sarebbe stato in grado di ridurre il proprio metabolismo addirittura del 36%, che è veramente tanto. Questa mummia è stata esaminata da un gruppo di ricercatori guidati dal professor Victor Meir, i quali hanno accertato, a seguito di ricerche approfondite, che il monaco sarebbe stato un discepolo di un mistico giapponese di nome Kukai,
di cui si sa veramente molto poco. Ora, i discepoli di questo mistico giapponese erano aderiti a una pratica molto particolare. Fin da giovani si imponevano un regime alimentare strettissimo, estremamente ferreo. Iniziavano con i nutrirsi di noci e bacche e andavano avanti per circa 3 anni. Dopodiché modificavano il regime alimentare e iniziavano a cibarsi esclusivamente di corteccia e di radici di alcune specie di pino. E questo andava avanti per altri 5 anni. Ovviamente dopo circa 8-9 anni questi uomini erano ridotti allo stremo delle forze, a tal punto che non riuscivano neanche più a muoversi, a camminare. Quindi l'unica cosa che rimaneva da fare era quella di trascorrere l'intera giornata a meditare. Quando sentivano la morte vicina, ingerivano una sostanza liquida estratta da una pianta chiamata Urishi. Brevemente questa sostanza esercitava un effetto stimolante a livello delle ghiandole sudoripare, le ghiandole che secretano il sudore, un effetto emetico, quindi vomito, e un effetto diuretico. Si davano la morte, non aspettavano di morire naturalmente, si davano la morte ingerendo una bevanda contenente una massiccia dose di arsenico. Ora, questo stretto regime alimentare e soprattutto al termine della loro vita, la massiccia perdita di liquidi dovuta alla sudorazione, al vomito e alla menzione, faceva sì, e in combinazione con il clima tipico molto secco che si riscontra in Tibet, faceva sì che il corpo, perdendo molti liquidi, si predisponeva naturalmente ad un processo di mummificazione. E tale processo garantiva la preservazione della materia organica. La mummia di San Gatenzin è stata esaminata, si è accertato che i capelli e i denti sono ancora presenti, la pelle in carta pecorita, della consistenza quasi del cuoio, non mostra alcuna spaccatura, uno dei buchi oculari è ancora in sede, l'altro no, ma uno sì, e gli organi interni, anche questo è molto interessante perché gli organi interni sono i primi a decomporsi, non sono stati demoliti dai processi di decomposizione. Ora, il segreto consiste in 2 fattori, nel digiuno prolungato e nella massiccia perdita di liquidi da corpo provocata da quella pianta di cui vi ho parlato prima. Questo perché? Perché un digiuno prolungato, un regime alimentare così stretto e così ferreo, promuoveva la riduzione nel corso del tempo dei grassi, a tal punto che una volta sopraggiunta la morte i batteri, i saprofiti non erano in grado di attaccare praticamente niente perché tutto il grasso presente nel corpo era sparito. Il digiuno prolungato determinava anche l'eliminazione pressoché completa della flora batterica intestinale, la comunità microbica che tutti noi abbiamo nell'intestino e che è molto importante per la funzionalità dell'apparato digerente, e con questo regime prolungato si eliminava la flora batterica intestinale, di conseguenza si bloccava l'azione deteriorante dei batteri saprofiti. Dalle tecniche di mummificazione autoindotta passano a quelle di mummificazione indotta. Allora, in letteratura specializzata si legge di un monaco buddista tibetano che sarebbe stato in grado di mummificare, semplicemente toccando, la pelle di un animale appena scoiato, semplicemente tenendola in mano e ripiegandola per alcuni minuti. Ma cos'è la mummificazione? È una serie di modificazioni conservative, in cui il fattore principale è l'essiccazione più o meno rapida del tessuto organico. Il tessuto organico viene privato quasi completamente di acqua, senza acqua i batteri saprofiti non possono agire e quindi si blocca il processo di deterioramento dei tessuti. I primi casi osservati risalgono al XIX secolo. Ecco, questo è interessante perché negli anni 20, nel 1920, una sensitiva sarebbe riuscita a mummificare la carcassa di alcun animale, anche addirittura piante viventi, semplicemente tenendoli in mano. Questi fenomeni sarebbero stati anche verificati da un famoso medico e parapsicologo, metapsichista, perché all'epoca la parapsicologia non era ancora stata fondata, di origine francese e di origine polacca, Gustav Geleri. Allora, per questo specifico caso di mummificazione indotta non sono chiare le ragioni per cui questo fenomeno è avvenuto. Si può ipotizzare un'azione chimica sui tessuti ad opera della sensitiva, si può ipotizzare un intervento di tipo psicocinetico sui batteri saprofiti che sarebbero stati bloccati e quindi questo avrebbe portato alla preservazione del tessuto. Non è ovviamente chiaro. Allora, la mia personale ipotesi, sempre che questa fonte documentale sia attendibile, la mia personale ipotesi
è che questo processo di mummificazione indotta sia stato dovuto ad una rapida essiccazione dei tessuti organici. Rapida essiccazione a sua volta promossa da una grande produzione di calore. Sì, perché alcuni soggetti sono in grado di produrre a volontà, a comando, una grande quantità di calore. E ne abbiamo testimonianza soprattutto in alcuni paesi come il Tibet, mi sto riferendo in particolar modo al tumo. Tumo è un termine, io mi sono legato nel 2005 in Tibet, per cui ho studiato anche questo aspetto del problema, parlando anche con monaci buddisti tibetani. Tumo è una parola tibetana che indica la produzione di calore ad opera di alcuni soggetti particolarmente dotati, eremiti, cosiddetti respa, monaci buddisti e lama. Questi individui sarebbero in grado, anzi sono in grado, di produrre volontariamente una grande produzione di calore e di irradiarla a diciamo, una considerevole distanza dal proprio corpo nell'ambiente circostante. È proprio grazie a questa capacità che alcuni di loro riescono a trascorrere l'inverno nell'altopiano tibetano a grandi altezze, indossando semplicemente pochi panni, pochi vestiti di cotone. Alexander David Mille, per chi è appassionato di Tibet, sicuramente questo nome sarà noto, è stata una celebre giornalista, scrittrice, avventuriera, esploratrice, che è stata più di 30 anni in Asia, in Tibet in particolar modo, ha descritto nelle sue opere, con dovizia di particolare, questa particolare pratica, che lei riconduceva a una tecnica respiratoria segreta. Allora, secondo quanto Alexander David Mill ha scritto nelle sue opere, questi asceti sarebbero stati in grado di produrre questa grande produzione di calore, irradiarla all'esterno, e il calore era tale che riusciva a asciugare in brevissimo tempo i panni bagnati con cui loro si avvolgevano per trascorrere le notti all'aperto. In Tibet e in India numerosi gruppi di ricercatori universitari hanno condotto studi interessanti sul tumo. In uno di questi un monaco buddista tibetano, un volontario, è stato rinchiuso in frigorifero, una cella frigorifera, dove la temperatura si aggira intorno a 4 gradi Celsius, e lasciato all'interno per circa 24 ore. A termine dell'esperimento è stato richiamato fuori, è uscito e il corpo era ancora caldo, 37 gradi. Allora, la ipotesi più plausibile è che questa grande produzione di calore sia dovuta a una forte vasodilatazione periferica che determina a sua volta una massiccia dispersione di calore. Cioè praticamente cosa si intende per vasodilatazione periferica? È l'aumento, l'incremento del calibro dei vasi sanguigni, di un'arteria, di una vena. Ovviamente se un vaso sanguigno si dilata, cioè ne aumenta il calore si disperde maggiormente. Ora, però aumentare a volontà, a comando, il calibro di un vaso sanguigno è tecnicamente e biologicamente impossibile, perché la muscolatura che controlla le pareti dei vasi sanguigni è liscia, quindi è involontaria, quindi non può essere controllata a volontà, perché è sotto il controllo del sistema nervoso autonomo, non sotto il sistema nervoso centrale, quindi non dipende dalla nostra volontà. Un'altra spiegazione per la dilatazione è l'aumento della pressione sanguigna intravascolare. Nel primo caso si parla di vasodilatazione attiva, nel secondo di vasodilatazione passiva. Allora, questo è un esperimento molto interessante che ha come protagonista un meditatore esperto. Queste sono le sue mani. In questo momento il soggetto non si sta concentrando, è in uno stato di veglia cosciente. E vedete, le aree blu delle mani sono a più bassa temperatura, soprattutto queste in corrispondenza dei polsi, questa è bassa temperatura, questa è a temperatura un po' più elevata, le aree colorate in giallo sono a temperatura più elevata e le aree colorate in rosso a temperatura ancora più elevata. Ripeto, qui il meditatore non si sta concentrando. E i ricercatori hanno chiesto al soggetto di concentrarsi e di provare a emettere calore dalle mani irradiandolo all'esterno. E questo è il risultato. Questa è una termografia, è una fotografia realizzata con una termocamera. Questo è il risultato. Non appena il soggetto si è concentrato, ecco, vedete che gran parte delle mani sono caratterizzate da aree colorate in giallo ad alta temperatura e ci sono anche molte aree colorate in rosso scuro. Quindi da queste parti delle mani il soggetto ha prodotto e ha emanato una grande quantità di calore per diversi centimetri di distanza dal corpo. Ho terminato, grazie per la vostra attenzione. Grazie Fabrizio.